Bentornati su Giochi Fantasma. Questa volta parliamo di Paprium, un gioco molto misterioso che per molto tempo è stato creduto essere una sorta di truffa che è in lavorazione da più di 7 anni, questo gioco. Ma sarà una truffa o non sarà una truffa? Lo scopriremo in questo stesso episodio, lo scopriremo a breve, ma prima andiamo un attimo a parlare. Cos'è Paprium? È un picchiaduro che nelle intenzioni spinge al limite le potenzialità del Sega Mega Drive, proponendo una grafica e una velocità di azione come non si è mai vista prima in nessun gioco per Mega Drive, in nessun picchiaduro a scorrimento. Come vediamo, l'immaginario di questo Paprium è molto bello, perché sembra una versione cyberpunk di Street of Rage 2 o di Final Fight o di altri picchiaduro dell'epoca, perché se quei picchiaduro avevano sempre un'ambientazione contemporanea di degrado urbano, questo qui invece va nel futuro, sembra quasi il picchiaduro di Cyberpunk 2077. Guardate che bel design che c'è, veramente retrofuturibile, un po' alla Blade Runner, un po' appunto alla Cyberpunk, è veramente una figata. Come sappiamo, il miglior picchiaduro a scorrimento di tutti i tempi non è Final Fight della Capcom, bensì è un altro gioco che sta proprio sulla nostra console preferita, Sega Mega Drive. E qual è? Qual è questo gioco? Niente meno che Street of Rage 2, il miglior picchiaduro che sia mai stato creato. Ovviamente all'epoca era veramente un'epifania questo picchiaduro, cioè era veramente il meglio che c'era, non solo dal punto di vista tecnico, magari visto oggi non fa più tanta impressione, però all'epoca faceva impressione anche come grafica, animazioni e tutto. E in pratica questo gioco qui ha avuto anche un altro sequel, che era Street of Rage 3, ok, che era bello ma non quanto il 2 secondo me. E poi c'è stato anche di recente, poco tempo fa, è uscito anche Street of Rage 4, che è stato un grandissimo gioco che ha un po' rinverdito i fasti. Ma Street of Rage 4 alla fine non hanno fatto altro che i programmatori del quarto, non hanno fatto altro che prendere esattamente il gameplay del 2, che già era perfetto così com'era, e poi ci hanno capitalizzato sopra aggiungendo delle cosette, aggiustando delle altre, hanno ottenuto un gioco, diciamo, ancora più affinato, moderno, ma che già si poggiava su delle basi eccellenti come quelle di Street of Rage 2, ok? Paprium invece sembra remare in un'altra direzione, perché è un picchiaduro un po' strano, non ha, anche se si ispira palesemente a Street of Rage 2, come vedete non ha quel guizzo, quel gameplay pulito che aveva Street of Rage 2, che è un gioco di stampo di matrice tipicamente giapponese. Paprium infatti è un gioco francese e da un punto di vista grafico sembra ispirarsi più che altro a un altro gioco molto famoso del Mega Drive, che era come si chiamava quello? Eternal Champions, che era un picchiaduro a incontri vagamente simile a Mortal Kombat. Se ricordate Mortal Kombat, ovvero molto violento con le fatality, solo che in Eternal Champions i protagonisti sembrano più dei supereroi, e c'è questo stile grafico molto bello, molto occidentale da comic, con un uso del colore molto particolare, uso del colore che ritorna anche in Paprium. Però se Eternal Champions era scorrimento, quindi il fatto che i personaggi fossero enormi era anche abbastanza normale, invece in Paprium è un picchiaduro a scorrimento, quindi a video ci sono decine di personaggi, e noi sappiamo bene che un Mega Drive non può gestire così tanti personaggi e così tanti colori. Innanzitutto, come vedete da questa schermata, qualcuno si prese la briga tempo fa di contare il numero di colori all'interno di questa schermata grafica, ok, questa schermata di gameplay del gioco, e come vediamo è un numero di colori veramente esagerato, che non è possibile gestire da un Mega Drive, che può avere un massimo di, mi pare, 32 colori a schermo, o si può arrivare volendo a 64 usando dei trucchi, ma a quel colore, a quel numero lì non ci può arrivare assolutamente. Altra cosa strana è che, come sappiamo, su Mega Drive c'è l'effetto raster, nel senso che, come tutti i giochi su tubo catodico, la grafica viene disegnata linea per linea, e quindi si può avere un grande numero di sprites, ovvero di oggetti in movimento, di personaggi, se questi sono per lo più posizionati in verticale, nel senso, se in verticale abbiamo uno sprite lunghissimo che va da sopra a sotto allo schermo,
il Mega Drive ce la fa a gestirlo, ma se al contrario c'è uno sprite lungo che va tutto, per tutto lo schermo dalla sinistra a destra completamente lungo, il Mega Drive non ce la può fare perché il raster, la linea di raster che lo disegna, non gli consente di disegnare tutta la linea insieme. Quindi, come si vede in molti giochi del Mega Drive classico, c'è uno sfarfallamento, cioè cominciano a sparire pezzi degli sprites e c'è un flickeraggio, uno sfarfallamento. Paprius è fatto in modo che, come vedete, ci sono tanti personaggi a video. Quindi, se ci fossero tutti quei personaggi a video su un Mega Drive normale, ovviamente comincerebbero a sfarfallare gli sprite, comincerebbero a scomparire i pezzi di grafica, cosa che non accade qui. E quindi, anche per questo motivo, la gente ha cominciato ad essere molto sospettosa su questo gioco che da 7 anni non si vedeva, e 7 anni che lo facevano. Che stavano, lo stavano programmando, non avevano rilasciato demo né niente, solo schermate e qualche filmatino così che un po' non si capiva e non si capiva. Quindi in sostanza la gente cominciava a diventare molto sospettosa di questo gioco, visto che cominciavano a prendere i pre-order, già mi pare 3 anni fa hanno cominciato a prendere i soldi per il pre-order, visto che il gioco costava veramente tanto. Tra poco lo diciamo quanto costa sto gioco, costa una cifra esagerata. Allora c'era questo sospetto che il gioco fosse uno scam, una truffa. Allora, questo gioco è stato creato da un team, come ho detto, francese, che però non sono nuovi al fare giochi su Mega Drive, perché infatti qualche anno fa fecero uscire un gioco di ruolo per Mega Drive che si chiamava Solar Pier, e questo gioco qui l'ha fatto sto team, che erano sostanzialmente due o tre persone, e il team si chiama Watermelon, che vuol dire anguria, anguria. Il gioco, come vediamo, Solar Pier, in realtà è un gioco abbastanza normale, nel senso, sì, è curato graficamente, come gameplay, somiglia un po' a Final Fantasy, un po' a un Chrono Trigger del Super Nintendo, oppure altri giochi di ruolo giapponesi dell'epoca. Però sembra fatto, a parte che è fatto bene. E come lo vedete, è fattibile per un Mega Drive, i sprite sono piccolini, il numero di colori non supera i 32, quindi si vede che è un gioco genuino. Infatti questo gioco è uscito anni fa su Mega Drive e costava, mi pare, tra i 30 e i 60 dollari, non mi ricordo, diciamo, un prezzo, diciamo, anche abbastanza normale per un gioco nuovo che esce oggi su Mega Drive e che ci hanno messo anni a farlo. E però sono disponibili anche le repro di questo gioco, cioè riproduzioni fatte non dagli autori ma da altri. Non penso sia legale sta cosa, però esistono anche le repro. Ma il gioco è una truffa o è reale? È reale o una truffa? Non si sa. Ultimamente però sono usciti fuori diversi video di gente che l'ha comprato, sprezzante del pericolo, e quasi tutte sono youtuber francesi che l'hanno preso proprio per portarlo sul loro canale. E si sospetta che anche alcuni di essi l'abbiano avuto in omaggio il gioco, ok? Senza pagarlo, perché giustamente gli sviluppatori sono francesi, se gli youtuber sono francesi e quindi c'è un collegamento. Come vedete all'interno della confezione, che tra l'altro questa è la confezione della, come si dice, la confezione Limited e Collector, ok, che dentro c'è tutto, vedete, c'è un manga, ci sta addirittura tutta questa confezione strana. In realtà esistevano tre confezioni del gioco: c'era quella giapponese, quella americana e quella universale e quella europea. Adesso la confezione, quella universale, costa appena, si fa per dire, 130 dollari, che è già un prezzo esagerato per un gioco del Mega Drive, anche fisico. 130 dollari è tantissimo. E quelli che ti hanno detto no, è regalato. I programmatori dicono, e poi tra l'altro mi sono dimenticato di dire che questi sono gli stessi programmatori che in passato avevano fatto un gioco che si chiamava Solar Pier, che era un gioco di ruolo, che però era uscito quel gioco. Comunque, l'avevo detto già, non lo so. Comunque, andiamo avanti, stavo dicendo, questo gioco qui esistono diverse versioni. La versione base costa 130 dollari ed è il gioco universale. Poi esiste la Limited con la copertina americana oppure giapponese che costa 160 dollari. E poi esiste la Limited con la copertina europea che non si sa perché invece di costare 160 dollari costa la bellezza. Costa la bellezza di 340 dollari, ok?
che è i $340, che è uno sproposito. E poi, a parte, se uno vuole si può comprare anche l'arcade stick, che lo vediamo qui nelle immagini, vedete, c'è l'arcade stick e c'è anche il cavo USB, perché questo arcade stick lo può usare sia su, a quanto pare, sia sul Mega Drive che sul PC, a quanto pare, perché c'è anche il cavo USB. E questo arcade stick costa, si compra a parte, te costa solo lui la bellezza di altri $160. Però stranamente la versione europea limited costa più delle altre due limited, costa uno sproposito, non si sa perché la fanno pagare la bellezza di $340, non si capisce. Poi loro sono francesi, voglio dire, vabbè, comunque. Allora vediamo che c'è anche, vabbè, fumetto l'abbiamo visto, cartuccia abbiamo visto tutto, e andiamo a vedere il gioco. E il gioco, come vedete, già si capisce che c'è qualcosa di strano. Questi youtuber francesi lo stanno facendo girare, a detta loro, su Mega Drive normalissimo. Però, come vedete, per prima cosa è strano il fatto che loro non lo facciano girare, che ne so, con un emulatore per prenderlo meglio in video, no? Per fare una cattura video migliore da monitor. Non si può far andare su questo emulatore sto gioco, non è possibile a quanto pare farlo andare sull'emulatore. E poi, anche perché la ROM non è stata dampata, e, no, e anche se tu vai a dampare la ROM, sull'emulatore non funziona, tra poco diremo perché. E poi c'è anche un'altra cosa, che come vediamo, questo gioco appare subito strano perché in primo piano ci sono degli elementi in parallasse che scorrono, oppure altri personaggi che si vedono in primo piano, cosa un po' che è una citazione da Another World della Delphine Software, si chiamava Delphine Software. Vedete, ci sono degli elementi in primo piano che sono espansi, cioè la grafica è, come si dice, ingrandita, cosa che normalmente su Mega Drive non fanno, o non si può fare, non fanno mai. Solo in un gioco ho visto grafica ingrandita, che erano l'esplosione di Elviento della Wolf Team, e anche in altri giochi Wolf Team utilizzano questa cosa. Ma gli sprites espansi non li usano mai su Mega Drive, perché non si possono usare a meno di fare dei trucchi hardware. Quindi questo gioco ha più colori di un gioco normale per Mega Drive, c'ha più sprites a video, più sprites sulla stessa linea di raster, cosa che è impossibile per un normale Mega Drive, e c'ha anche questi elementi espansi, questi elementi zoomati, chiamiamoli così, che su Mega Drive base non si possono fare. Però, come vediamo, sta girando su un normale hardware. Allora ci sono due possibilità: o è tutta una truffa, in realtà il gioco sta girando tipo su un PC e loro stanno scammando per far pubblicità a sto gioco e fartelo comprare, preordinare, costa tanti soldi, e poi quelli scappano con la cassa. Sì, perché dicono che dopo questa prima ondata che hanno comprato in pochi, stanno realizzando una seconda ondata. Il che è sospetto, perché di solito quando tu fabbrichi una cosa, la fabbrichi tutta insieme, ti costa di meno. Invece loro hanno fabbricato una prima ondata di confezioni e joystick, e mo dicono che vogliono fabbricare una seconda per gli altri pre-order, che sembra un po' uno scam per far cascare tanta gente in una specie di truffa. Cioè, tipo, io ho visto da sto youtuber francese che si chiama Play the Game, lo dico, vi faccio pubblicità, ho visto da sto Play the Game che il gioco esiste davvero, allora che faccio? Lo preordino per la seconda ondata e poi rimani con un palo nel sedere, rimani che ti hanno scammato i soldi. È possibile sta cosa, però c'è un'altra possibilità che adesso la dico qui, non mi menate, però è possibile che sia tutto vero, perché hanno dichiarato che all'interno della cartuccia c'è un chip aggiuntivo. Ok, se voi ricordate, per Mega Drive uscì tempo fa, tanti anni fa, a metà anni 90, un add-on, un'aggiunta hardware che si chiamava il 32X, che aumentava appunto i colori dei giochi, aumentava gli sprite a video e rendeva possibile gli effetti di zoom hardware e di espansione degli sprites. Tutte cose che si vedono all'interno di questo gioco. Quindi il sospetto mio è che questi nella cartuccia ci hanno messo proprio dei chip, oppure del system on chip, che replica il funzionamento dell'add-on 32X, ed è per questo che il gioco costa tanto. Quindi c'è una possibilità che il gioco non sia una truffa, ma che sia semplicemente che all'interno della cartuccia vada a integrare l'hardware del 32X. È perfettamente plausibile e possibile una cosa del genere. Quindi, ragazzi, io vi dico, comunque, se avete intenzione di prendere questo gioco, di andarci con i piedi non di piombo, ma di più, vi suggerisco di aspettare che anche la seconda ondata
vada a buon fine e che anche alla gente e agli altri acquirenti arrivi anche la seconda ondata che sta in produzione ultimamente adesso. Non avventatevi, perché c'è ancora la possibilità che sotto sotto questo gioco sia comunque una truffa. C'è la possibilità, eh? Non è una cosa remota, c'è la possibilità. Quindi andateci molto coi piedi di piombo, vi suggerisco di aspettare ancora se lo volete, tanto cacchio, avete aspettato quasi 8 anni, se aspettate qualche mese in più non credo succeda nulla, non muore nessuno. Allora, per questo di questo gioco non esiste un dump, non esiste un ROM, non è possibile damparlo, perché anche se tu vai a dampare, a prendere i dati dalla cartuccia, poi su un emulatore non funziona uguale. A meno che di non modificare l'emulatore per fargli già capire che questo gioco Mega Drive in realtà è come se fosse un gioco 32X, ma andrebbe modificato l'emulatore, andrebbe modificata la ROM, è un po' complicata la questione. Comunque ragazzi, allora questo era il mistero di Paprium, gioco dei Watermelon che è uscito ultimamente. Finalmente è uscito, ma vi dico ancora, vi ribadisco, andateci con i piedi di piombo, perché c'è il sospetto che possa ancora essere forse una truffa, quindi io non sono responsabile se vi fate scammare $340, io non sono responsabile ragazzi, me ne lavo le mani, ok, anzi vi ho pure avvertito quindi che potrebbe essere una truffa, però rimaniamo con le orecchie addrizzate per vedere la situazione come si evolve e se effettivamente questo gioco è reale oppure no. Ripeto, anche se sembra impossibile da far girare su Mega Drive, c'è la remota possibilità, c'è una buona possibilità che sia in realtà un vero gioco funzionante, perché all'interno della cartuccia hanno messo un chip aggiuntivo che è come quello del Sega 32X. Ok ragazzi, per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio di Giochi Fantasma. Ciao ragazzi, alla prossima.